Dove siamo? Dove siamo? Cioè, non ci posso credere. Guarda, sembra quasi impossibile. Perché sono stati tipo 2 mesi e mezzo tramite problemi di connessione, sì. Perché si sa chi è. Si sa che Martino si deve sempre far riconoscere, no? Esatto. Però oggi... è bello, come fosse abbiamo... quella siamo così bravi come quando abbiamo iniziato un annetto fa, vero? Sì, esatto, un annetto fa, tra l'altro qui siamo tornati molto pratici, oltretutto, e siamo tornati negli studi sì. di White Radio, quindi facciamoci un applauso, sì. Facciamoci un applauso, e oggi con noi abbiamo addirittura la presidentessa, sì. la presidentessa. Perché Martino ha detto no, tu devi stare qua, esatto. A pranzo vieni dopo con noi. Oh, la Giulia infatti è qui con noi, quindi applausi anche per Giulia. E poi oggi chi abbiamo? Perché in realtà ho sempre visto il nostro special guest, sì. Sempre in video. C'è da dire che ufficialmente Martino oggi ha conosciuto il tanto parlato, vissuto mister Ciuffino Miró. Oh, Miró, detto anche il vigile urbano, che ha già trovato la sua postazione. E sì. Miró, lo sapete che in video mi sembrava molto più grande, invece è piccolino. Ha fatto male la quarantena, sì, Martino, e poi ovviamente ci abbiamo Greta che in questo momento è spiazzata, sì. Contro il baule qui. Sì. Devo parlarvi davanti, mi dice la presidentessa. No, è che qui tra guanti è emozionato. Mascherina, tra l'altro vogliamo dire le nuove mascherine di White Radio, le mascherine. Speriamo di non doverne farne più. Sì. Mascherine, perché che cosa c'è scritto sopra? Che White Radio # la musica non è finita. Oh, la musica non è finita. E ora con la Marina e Martino si ricomincia a far confusione. Oh, esatto. Perché esatto. Non l'abbiamo ancora detto, ma per chi ci sta ascoltando, sì. So che ormai sapete, sapevatelo, io e Martino che siamo... Sì. Insieme, oddio, dice. In realtà sono più Greta e Miró, i rappresentanti di una vita da cani, sì, perché non l'avevamo ancora detto. Noi siamo qui che chiacchieriamo e questi diranno: ma chi è che sta parlando in radio, che è tornato? Tra l'altro vogliamo anche ringraziare Giulia, colui che ci sta facendo vedere, colui. L'altissimo, il santissimo, esatto, santissimo diretto, e infatti non si vede. Certo, non si vede, ma c'è, certo, come certo. Lo Spirito Santo. Quindi, non si vede, ma c'è. Ringraziamo il nostro presidente che è ovviamente è in regia, in un'altra regia, perché Giulio. Quindi ringraziamo Giulio, perché oggi siamo live. Perché sì. A me mi è carbata sta live. Perché allora, ragazzi, dovete capire che da ora in poi, sì, esatto. E spero che duri poco questa cosa. No, Martino ha detto che bisogna parlare molto di più e bisogna essere fisicamente presente. Quindi lui vuole fare video. Video, tra l'altro in questo lockdown, Giulia, tanti ospiti sono stati insieme a noi, tanti, e abbiamo appena avvisato Giulia e Giulio e White Radio che andremo a giro per l'Italia. E noi verremo con voi. Esatto, a fare dirette. Quindi bisogna... Dobbiamo per forza, perché grazie al cielo ora possiamo un attimino più muoverci. Sì, esatto. Piano piano riprendiamoci la perché nostra... Perché pensa, dal 3 giugno, questa è ovviamente, sono stati riaperti. Ma io ti vorrei ricordare che siamo circondati. Siamo circondati, nel senso che siamo ovviamente possibilitati a girare. Sì. Mentre facciamo un passo indietro nel tempo. Giulia. Sì. White Radio, che cosa ha organizzato? Ha organizzato durante il lockdown delle dirette. Delle grandi dirette. Casa White Radio, che è andata in onda quasi tutte le sere. In realtà siamo andati in onda da lunedì al venerdì. Sì. Quindi un po' come il medico, no? Della mutua, da lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica ci siamo riposati, ma lunedì e venerdì... Insomma, abbiamo lavorato tantissimo perché abbiamo fatto un sacco di dirette con tanti da casa ospiti. Nostra, appunto casa White Radio, con tantissimi ospiti. Con tantissimi ospiti, mentre la nostra trasmissione, Marina, che in principio fu? Allora, in principio l'abbiamo iniziata scherzando. Sì. Anche se Martino ha scherzato per tutta la durata della pandemia, che eravamo rinchiusi in casa, con Martino, che giustamente lui e internet e tutto ciò che riguarda la tecnologia non sono mai andati d'accordo, quindi grazie al cielo oggi
si occupa Giulio di pensare a tutto questo, perché se no ancora... E vogliamo un applauso anche per Giulio che entra in diretta. No, non era uno. Uno, questo l'ho chiesto. Mi ricordavo, era una gang di Martino. È diventato molto generoso. No, e tra l'altro appunto qui sto scorrendo le varie dirette invece di Una vita da cani. La prima è andata in onda il 16 marzo. Come casa White Radio, in realtà è iniziata il 16 marzo, il battesimo è stato il 16 marzo. Per l'appunto, per diciamo ringraziare questa cosa è stata fatta una canzone. Si era fatta appositamente per noi. È stata fatta una canzone. Achille Lauro. Era fatta per noi, giustamente. L'ha fatta per White Radio, per tutti. Esatto. Non vogliamo essere egocentrici. E tra l'altro, appunto, se andate a scorrere sulla nostra pagina proprio dedicata a Una vita da cani White Radio, andate a vedere che la prima diretta del 16 marzo compare Marina e accanto Martino. Martino sotto forma di disegno. In realtà Martino iniziava subito bene, giusto? Sì, da quello è stato poi, uno dice, no, iniziamo male, è tutto in salita. No, con Martino è stato tutto in discesa, quindi ecco. La fortuna, diciamo che è stata poi che piano piano forse... un po' la tecnologia ha iniziato a convivere con Martino. Ha iniziato a convivere, sì, perché Giulia, questa tecnologia in realtà è stata... che abbiamo sempre criticato la tecnologia, sta tecnologia si sta davanti a questi schemi, ma in realtà in questo lockdown invece è servita la tecnologia. Grazie alla tecnologia. Sì, grazie alla tecnologia, insomma, siamo potuti stare vicino ai nostri ascoltatori che tanto ci hanno apprezzato. Esatto, e ci hanno apprezzato anche perché Marina, questa tecnologia ci ha permesso di conoscere anche tantissime persone. Sì, perché noi abbiamo fatto, mi sembra, le prime due settimane forse, sì. dove eravamo io e te, sì. E poi ci siamo detti, ma per quale motivo la gente deve avere a che fare solo con io la sottoscritta? Facciamo il contrario, e quindi è iniziato Marina. Poi ho iniziato io a fare le dirette. Sì. Esatto. E abbiamo pensato che poteva essere utile condividere la quotidianità durante questo periodo difficile che abbiamo passato anche entrando nelle case degli altri. Esatto, quindi abbiamo iniziato a fare delle interviste. Ma perché si dice? Sì. Si dice, ma perché Giulia? Certo, me lo confermi? Accendiamo. No, nel senso, perché piano piano da avere 500.000 ascoltatori è stato il picco, è un grande classico perché poi tutti hanno iniziato a fare un sacco di dirette, sono tutti improvvisati conduttori e speaker. Noi invece no, eravamo quelli che sbagliavano le dirette, non partivano, poi farfalloni noi. E no, in questi due mesi e mezzo però abbiamo avuto un nostro pubblico fedele. Senti come te l'ho lanciata, fedele come il nostro amico a quattro zampe. Ma scusate, ma vogliamo parlare di loro? Perché a favore di telecamera vediamo il vigile urbano che sta controllando se qui la circolazione sta andando uno bene. Uno controlla da un lato e uno controlla dall'altro, perché l'altro è qua dietro. Allora io voglio però ricordare a tutti e alla Giulia, voglio dire, che Greta e Miro in questi due mesi e mezzo con la mia voce si sono addormentati. E infatti continuano a dormire anche in questo momento. È un po' soporifero. Sì. Erano sempre dietro, dentro la cuccia, a dormire. Non lo so se... perché me la tiro solamente solo io sulla mascherina? Ti scende solo a te. Mi scende solo a me. Non è bello è che il mi naso, scenda. È il naso. Che mi scenda solo a me. Comunque, non è bello, Martino, non è comunque. Bello. Comunque. Diciamo che siamo tornati, che siamo tornati. Tra l'altro ci stiamo anche avvicinando all'ora di pranzo, come sempre qui, ragazzi, noi siamo pronti, sempre a mangiare. No, abbiamo scoperto anche tantissimi nuovi piatti, Giulia, devi sapere, perché la Marina, pensa, mi presentò in quel tempo, era Natale. Sì, Natale. Natale 2019, chi? La unica inimitabile Sonia Orlandi, che è la chef ad hoc, la chef per i nostri amici a quattro zampe. E effettivamente, un po' come quando tutti abbiamo iniziato a cucinare, chi il pane, chi faceva la pasta fatta in casa, insomma ci siamo andati tutti un po' da fare, effettivamente anche la nostra chef ad hoc ci ha dato qualche ricetta da fare per i nostri amici a quattro zampe. Sì, e non solo, perché poi alla fine... Diciamo che l'importanza delle nostre dirette, e su questo siamo anche orgogliosi, c'è da dirlo, è che effettivamente noi giornalmente tenevamo compagnia ai nostri ascoltatori. Diciamo che molte volte quella mezz'ora è stata
quella piccola positività giornaliera, quella che le persone, via di fuga, quella via di fuga, sì, che le persone avevano la possibilità di trovare. Esatto, esatto. E lo hanno trovato, lo hanno trovato. Sì. Poi quando mi hanno conosciuto meglio, hanno detto basta. Ti hanno bloccato. Perché ovviamente la chef ci ha dato tantissime ricette, tra cui la mia preferita è quella dei Wuerster. Che ha fatto una diretta di Wuerster, e poi ovviamente ci ha detto anche dei biscotti con banana e cannella, tra l'altro, però, che dobbiamo ancora provare. Se li ha fatti poi a casa, Martino poi ha fatto dei grandi pranzi e delle grandi scene. Sì. No, e tra l'altro abbiamo detto che con la chef, e la chef ce l'ha comunicato in diretta mondiale, mondiale, tra l'altro sempre mondiale. Ci hanno seguito anche da Sydney, da ovunque, certo, anche da Varsavia. Da Varsavia, tra l'altro, da Varsavia veramente, perché poi abbiamo avuto anche, ma anche da Sydney veramente, anche da Sydney veramente. E ovviamente la chef verrà qui a Prato, sì, non si sa quando, ma aspetteremo i tempi, speriamo tempi migliori. Tempi migliori. E ovviamente la Giulia non lo sa, ma la Giulia farà una diretta. Ora lo sai, non puoi dire niente perché siamo in diretta. Siamo in diretta. E quindi, mentre la chef cugina, cugina della presidentessa. Il cugino di Pisa, il famoso cugino di Pisa, e che verrà, cucinerà a tutti i nostri fan, perché tutti i nostri fan sono distribuiti in tutta Italia. Organizzeremo una giornata qui a White Trade dove la chef distribuirà tutti i suoi insomma piatti per i nostri amici a quattro zampe. Sì. Miro è pronto, mi sembra pronto, vero? Sì, vado. No, c'è da dire che questa prima puntata abbiamo deciso di fare questo video, spieghiamolo. Po' perché Martino è diventato un po' egocentrico e vuole sempre si vede. Si è fatto anche i capelli per l'occasione. Veramente, ma soprattutto perché con Giulia abbiamo partecipato, con White Radio, abbiamo partecipato a un'iniziativa molto importante promossa da UPET, dove abbiamo sostenuto come radio, io in realtà insieme a Alessio Guazzini e al team di fotografi che ho, che fanno parte del progetto con Dog Photo Italy, abbiamo fatto la nostra parte per ciò che riguarda le foto, ma tutta la comunicazione è stata fondamentale perché White Radio è stata di supporto e abbiamo dato una mano a dar voce a tutte quelle persone, famiglie, piuttosto che in realtà, che necessitano di un sostegno, soprattutto in questo periodo. Vero. E siccome un tema fondamentale è stato quello che comunque avere un cane ti aiuta, sia in casa, ma ci sono persone che se lo portano anche in ufficio, abbiamo deciso, grazie, e questo ringraziamo White Radio, di dare l'ospitalità qui in sede anche a Greta e Miro, cosa che facciamo spesso, cioè da dirlo, loro sono sempre presenti, però è fondamentale, soprattutto in questo momento, dare importanza ai cani più di sempre. E quindi di questo ringraziamo la radio. Ringraziamo la radio e ringraziamo ovviamente anche Casa White Radio, che ha permesso di vederli anche in volto, Giulia e Marina, giusto? Sì, abbiamo fatto una serata molto interessante. Vero. Perché abbiamo scoperto delle cose, abbiamo scoperto questa associazione Balzò, che non solamente durante il Covid, ma è da almeno una decina d'anni, un'associazione storica che poi è venuta un po' alla ribalta, almeno per quanto mi riguarda, in questo periodo, perché diciamo le famiglie più bisognose in questo momento si sono veramente trovate in difficoltà a mettere qualcosa in tavola per loro e di conseguenza anche per i nostri amici animali, e quindi Balzò appunto viene incontro attraverso il banco alimentare degli animali, sostanzialmente viene incontro alle famiglie più bisognose fornendo del cibo per animali. Poi abbiamo parlato anche con delle aziende molto virtuose che hanno donato insomma buona parte, un po' di parte dei loro ricavi proprio Delle cose che poi in realtà molte volte sono anche un po' sottovalutate, come può essere il collarino per le zecche, giusto, piuttosto che uno shampoo apposito per una certa tipologia di pelo di cane. Quindi diciamo che a livello culturale abbiamo dato un'importanza anche a questo, perché molte volte danno un po' per scontato. Sì, tra l'altro abbiamo intervistato anche, ringraziamo anche Alessio Guazzini e Dog Italy, è stato nostro ospite, appunto durante una delle ultime volte. Ma abbiamo anche intervistato la zia Franci, appunto parlando anche di prodotti della toilette, perché alla fine ovviamente il lockdown
che si è ripresentato il momento di riportare i cani dai nostri parrucchieri, sì, che poi alla fine sono i parrucchieri dei nostri amici a quattro zampe, ecco che si sono accorti di quanto è importante curare, sì, il... Sì, è come quando noi siamo resi conto che non andare dal parrucchiere è un problema, ragazzi, cioè, esatto, è uguale, non è tanto diverso. Io quando sono tornata dal parrucchiere scorsa settimana, gli ho detto che effettivamente per me è... a me piace andare dal parrucchiere, ma mai come in questo momento mi sono resa conto di quanto effettivamente è fondamentale. Sì, sì, no, io in realtà mi sto rendendo conto anche dei colori che... No, ci infatti sono, mi ero un attimo spaventata, sì, ma no, dice che è tutto ok, tutto quindi okay, andiamo avanti. Tutto ok. Il nostro semaforo, giallo, verde. È tutto acceso. Il rosso, il giallo ce l'abbiamo qui. Comunque, il giallo ci pensa Miro. C'è qualcuno che suona il campanello, quindi okay, probabilmente c'è qualcuno che ci sta facendo una sorpresa e sta salendo in studio. Perfetto, ottimo. Probabilmente ci sta portando il pranzo, non lo so. Delivery. Comunque, scorrendo, sì, io vedo anche qui il volto della Marina, non so se si vede in diretta, sì, ma c'è il volto, davanti a te, il volto della Marina un po' bip, perché fammi vedere anche non a riusciva me a capire, Martino, che cosa stai facendo, perché non so, Marina, no, lì era nel pieno del sicuramente Martino non era visibile, perché nemmeno in quel momento. Nel primo periodo, se ti ricordi Marina, io avevo accanto a me le mie sì, riviste cinofile, perché Martino si è messo a fare cose, come che giustamente, che nella sua posizione di anità non può fare. Ho rimesso in ordine il garage e la camera, ho fatto un po' di trasloco, e che cosa è venuto fuori? Sono venute fuori riviste cinofile dell'anno 2000. Vediamo un pochino se l'Erica se lo ricorda, l'Erica, vediamo che fu l'Erica. Erica, subito... tu che ci stai ascoltando sicuramente. esatto. E era anno, mi sembra, 2004-2005. Sì, sì. E vennero fuori queste riviste. Ed ecco che c'è stato la prima settimana, se non sbaglio, sì, Martino sfogliava riviste e Marina rispondeva. Martino sì, sfoglia riviste, Martino la nuova rubrica. Riviste. Beh, no, diciamo che le riviste di Martino sembravano quasi roba di un'altra era, perché, sì, perché dal 2004 a oggi il mondo dei cani, ma dei gatti, degli animali in generale, è cambiato tantissimo. E quindi lui leggeva delle cose che oggi ci sembravano assurde, vero, e si parla di 15 anni fa. Pensa un pochino. E da lì ecco che hanno iniziato i primi fan ad avvicinarsi. Allora lui già li chiama fan. Prossimo passo le chiamerà le mie follower. Aspetta, ha già iniziato. Com'è che era le bimbe di Matteo? Cioè le bimbe di Matteo Biffone, le bimbe di Martino. Pensiamoci, ragazzi. No. Ti stai un po' troppo esaltando. No, caro, nel senso, la prima fu, in principio, fu l'Erica. Sì. Fu l'Erica perché effettivamente una persona proprietaria di cani che ci racconta tutte le volte quanto effettivamente quei piccoli momenti di uscita che riesce a passare col cane siano importanti, effettivamente era una cosa da raccontare. Sì, sì. Tra l'altro l'Erica, ecco che iniziava subito a collegarsi con noi, sì, insieme a Niccolò, facciamo nome Niccolò, Nico, insieme all'Elisa, insieme a Grazia. Insieme, allora Giulia, te devi sapere, io l'ho detto alla Marina. No, verrà in radio, la nonna Francesca della Marina, tutti i giorni si collegava e diceva, ma chi è quel buono lì? Le hanno dato il badge di fan più attiva. sì, brava. No, fatti gli scherzi, la nonna Francesca si collegava ogni giorno. Sì, devo dire che effettivamente l'importanza, la mia nonna che per quasi 80 giorni è stata sola a casa e vedeva solamente me e mia mamma o i miei zii, insomma, che gli portavano la spesa, gli sono mancati i cani. Beh, ci credo. Quindi arrivare nelle case, ho immaginato casa di mia nonna, che può essere la casa di qualunque persona che ci seguiva, di qualunque età, che si può sentir sola. Perché la solitudine, ragazzi, è una cosa certo, bruttissima. E molte volte, dopo qualche settimana, è stato molto bello ricevere i primi messaggi di persone che dicevano, guarda, sto passando un momento terribile, ma la vostra mezz'ora è una cosa che mi tira su di morale. Esatto. Vero. E quindi la mia nonna è un esempio, ma insomma mia nonna fa specie perché ha 80 anni, quindi... Ma lei puntualmente alle 3:30 mi chiama dicendo, oggi siete in diretta? Vedi. Devo dire che anche con Casa White Radio è successo. Abbiamo scoperto, trovato tantissimi nuovi ascoltatori che ci hanno proprio detto questo. Grazie perché... la sera mi collego alle 21 e so che vi trovo e parliamo di tantissimi argomenti, perché poi certo, tutte le sere parlavamo di argomenti diversi, certo, quando cani, quando lo salute sport, bellezza, lo sport, certo,
parlavamo anche con i sindaci, quindi comunque anche argomenti di formazione di un certo livello, quindi è stata comunque nel caos è stata una bella esperienza. Io penso che effettivamente questo momento ci abbia fatto anche un po' riflettere su questo, proprio sul fatto che molte volte diamo anche un po' per scontato alcune cose, e effettivamente la radio come la comunicazione è fondamentale. Ovviamente i social fanno viaggiare la comunicazione a livelli cosmici e molte volte bisogna stare un po' attenti a cosa si legge, a cosa si ascolta. Giusto. Ma è importante secondo me il fatto che la radio, Casa White Radio, comunque alcune dirette siano state di fondamentale importanza. Sì, tra l'altro ci salutavano sempre con il Drink Dog. Sì. Drink Dog, che è diventato il saluto della nostra trasmissione. E pensa, siamo arrivati al 19 marzo, Marina, e abbiamo iniziato questa carrellata di ospiti. Okay. Il primo ospite, pensa un pochino, guarda un pochino Giulio come è stato il primo ospite. In un modo che tecnologia avanzata. In un modo che lasciamo perdere, ragazzi. La tecnologia avanzata ci ha portato a fare il primo ospite che è stato messo sul mio cellulare. Sì, il mio cellulare. Con rivolto verso la telecamera. Me lo ricordo benissimo. Esatto. Il nostro Franceschino DJ, sì, che salutiamo. Che lo ringraziamo perché segue... È veramente un grande supporto per tutte le nostre cose folli che ci passano per la testa, perché ho detto, Franci, ti chiamiamo per una roba in diretta, va bene, lui sta finendo di far merenda, è bellissima questa cosa. E in realtà io stavo inquadrando, che cosa? I miei panni appoggiati sopra lo stendino, e mi fa Francesco, bellissimo Martino la diretta, ma belli anche i tuoi panni, perché io vedo solo quello. È bellissimo. Quindi... Vabbè, sono momenti di vita quotidiana. Sì, ci è piaciuto farla molto come se fossimo a casa di tutti, insomma, quindi esatto. Va bene. E da lì, perché la Marina in realtà non lo faccio fare il lancio della prima canzone. Non c'è, guarda, è tremendo. Lo vuoi far fare o no? Martina, abbiamo un minuto e poi parte la canzone. Decidete. Ma io direi che possiamo andare avanti. Possiamo sì, comunque avanti. Non devi guardare qui. No, infatti. Dovresti guardare qui. Cioè, no, ragazzi, non c'è. 40 giorni senza White Radio, sei impazzito. Posso andare? Ma io direi, andiamo. No, perché se no davvero, Martino, non si può fare. Ma infatti dicevo, siamo ancora a 20 minuti. No, siamo a 22. Sì, quanto? Però 22. 22 e mezzo. Abbiamo parlato per 20 minuti, Martino. Ma io mi diverto con voi, voglio venire tutte le domeniche. No, ragazzi, bisogna fare in diretta. Siamo sempre in diretta comunque. Siamo sempre in diretta. Pippo! Io comunque direi... anche Greta. Non ti abbiamo ancora visto. Eccola qua. A favore di camera, felicissima lei per fare questo. Allora. Lui è lì piazzato. Io ho scoperto il divano. Vero amore? Comunque devo dire che Greta di garba sta così, lei fa c'ha caldo. Grande. Una loretta a Martino, ragazzi. C'è un ascendente sugli animali, Martino. Resta qui per sempre. Comunque, Marti, via il cane. Mari, convincilo. Quando vuole prendere un border collie, tu sei matto. Mamma mia, agitati tutte e due. La grata è atipica, Vedete? Allora, questo sarà il mio prossimo cane. Mi piace. Questo, vedete Greta ha capito chi è che comanda. Bene, certo. Guarda Miro come mi guarda, dire, per me sei esaurito. Miro ti guarda con sufficienza. E Greta sta dicendo, Martino, vedi, io te l'appoggio tanto la gamba. Sì, la Greta è molto atipica come border collie, ce ne sono alcuni, sono molto più energici. Lei si è abituata ai miei ritmi di vita. Allora, lui sai. Sarà lei, non so se vedete, ma mi alza la zampa come per dire, Martino, spostati. Guarda, vai. Scrosta. Brava, amore, spingilo via. Spingilo fuori dallo studio. Vattene via. Vedi, questo è un comando, lo faccio un po' il Franceschino DJ. Questo è il comando. Spingimi via. Girati a pancia su. Spingi via. È difficile, Molto difficile, ci è voluto anni per insegnarglielo. Ecco, ora non rovinare tutto, Marco. Questa è la terza volta che vedo Greta io. Quindi vuol dire che si fa tutto in maniera tranquilla. Certo. Vero e veloce. Anche Miro fa tutto in maniera molto tranquilla. Miro è tranquillo.
Vedi, in questa posizione poi si chiama sguardo incrociato. Martino, guarda che secondo me la gente vede solamente te. Ah, sì? Sicuro di sì. Ah, non vedete, Greta? Vado a verificare. Comunque abbiamo 30 secondi, Martino. 30 vedi secondi tu. Si rientra? Fermo lì, Martino, vado a verificare. Resta qui per rientro sempre. Io da sola, tu stai lì. Resta qui per sempre. No, si vede anche la Greta. Ah, meno male, via. Allora, Martino, continua, vai. Bello. Tu rimani lì, facciamogli la Giulia la trasmissione, vai. Quindi... Martino, noi rientriamo, eh. Noi rientriamo. Perfetto. Guarda Marti, ti frego il posto resta io. Per sempre. Per sempre. Perfetto. Perfetto. Oh, guarda che è tornato. E appena abbiamo pensato, subito, Mari, eh? Di scassarlo dal no. suo trono. No. Ma guarda, non mi ha neanche tornato. Fatto partire il jingle. Che c'è stato un momento in cui si è sentito Martino e fa: arrivo. Eccomi. No. Eccomi. No, ci sono. Non può mancare, ragazzi, perché lui è veramente diventato troppo egocentrico. No, perché è diventato stavo, un vips. Non sì, so se sì. avete visto, ma stavo accarezzando Greta. Greta che. Oh, sì, diciamo... stavi insegnando a Greta nuovi comandi. Esatto, eh? Esatto. E qui devo ringraziare il nostro Amiro, ospite. Sì, Amiro invece gli sta insegnando il resta lì fermo, resta vero? Per sempre che mi ha insegnato e spiegato Franceschino DJ attraverso i suoi video tutorial, che tra l'altro sono fantastici. Sì. Il guru della cinofilia ce l'abbiamo noi in Toscana. Che meraviglia. Esatto. Cioè, tutti gli insegnamenti della Marina in questi anni a Greta sono stati vanificati. Esattamente. Dopo Martino. Sì, tra l'altro abbiamo avuto anche dei guru di altissimo certo. livello, no? Parlando di guru mi viene in mente subito chi? Chi? Vi dico io, chi? Tutti dili e due. Dili te. Abbiamo avuto Francesco Bardi. Quindi un applauso a Francesco. Che secondo me dovresti spiegare tu il progetto che porti avanti con sì. Francesco, che ovviamente in questo periodo si è fermato, sì. ma è di fondamentale importanza. Il progetto a scuola compluto, un progetto cinomotorio che io e Francesco dovevamo iniziare in questo nuovo anno scolastico, a marzo per l'appunto, e un progetto sia di avvicinamento della classe, dei bimbi della scuola primaria al mondo cinofilo, e portando sempre in risalto anche l'attività motoria, quindi schemi motori di base sviluppati attraverso appunto Gale, che è il bellissimo pastore australiano di Francesco, e Joker, un bellissimo kelpie, e avviciniamo anche il mondo del disc dog, quindi l'altra disciplina sportiva che Francesco insegna ai propri amici sì. a quattro zampe. Sì, e infatti c'è da dire che sia Greta che Miro sono seguiti rispettivamente da Francesco per ciò che riguarda, diciamo, settimanalmente il nostro impegno a livello di, ovviamente sono attività completamente diverse quelle che fanno i miei cani, e l'altra persona molto importante, che lo è soprattutto non solo a livello italiano ma anche fuori, sì, è la nostra fantastica e inimitabile Marina Garfagnoli. Tra l'altro la Marina è stata ospite in studio, è che non so se mi vedete bene, ma devo trovare la posizione. Ma cosa sta facendo? No, ci si può fare, ragazzi. Ma perché non vai un po' di là? Non leghiamo. È emozionato, no, perché lo stanno riprendendo, capito? Allora è lì. Marina Garfagnoli è stata nostra ospite e in trasmissione radio, certo. in radio, sia fisicamente e nostri ospiti anche nel periodo sì. del lockdown. Sì, abbiamo parlato di una cosa molto importante con Marina, sì. che è, diciamo, l'importanza di aver vissuto questi momenti, questi mesi, sempre a stretto contatto con i nostri cani, perché noi tutti lavoriamo o comunque stiamo poco a casa, e effettivamente in molti hanno riscontrato quanto il cane sia molto più sereno a passare il tempo con il proprietario, e di come poi potrebbe essere un problema il distacco. Esatto, esatto. Abbiamo parlato di questo perché te, Giulia, hai anche due gatti, no? Sì. Giusto? Ma deve essere stata probabilmente Beh, la stessa cosa, Beh, me è la stessa no? cosa anche cioè, con i gatti. I gatti che vi hanno visti, a te e a Giulia, in casa, 24 ore su 24, mi hanno detto, ma questi che fanno? Ma non se ne vanno mai. Ma infatti devo dire che Tarina è stata l'aiuto regia del direttore per tutte le serie, ecco. perché lei sapeva l'orario della diretta, tutte le sere si metteva accanto a Giulio e stava lì a seguirlo in diretta. Delle volte ci sono stati anche dei momenti di panico perché lei passeggiava sulla tastiera, quindi sconfigurava ecco, tutto, quindi perfetto. Mentre io ero in diretta parlavo, vedevo il direttore che passava con questo gatto in braccio, lo portava nelle altre stanze. Cioè, nel fuori onda succedeva meraviglia. Comunque possiamo dire che i nostri amici a quattro zampe sono stati proprio fondamentali in questo periodo del lockdown.
e ce lo hanno dimostrato anche tutti i nostri ascoltatori. Sì, vero. Che a partire da Grazia, che ad esempio, scusami, Erika, che subito il primo video che ci ha mandato, sì, di come si è reinventata anche il gioco in casa. Era il periodo anche che non si poteva uscire poco, sì, stare nell'arco dei 200 metri. Esatto. Ed ecco che in casa, ecco che il gatto magari si è potuto inventare questa passeggiata, ma perché sapeva più che fare sto gatto. Cosa fare? Ed ecco che l'Erika ci ha mandato questo bellissimo video anche sulla ricerca di, sì, alcuni giocattoli, sì, giochi. Per discriminazione proprio di parola, quindi una, sì, pallina si chiamava, ora non mi ricordo i nomi, sì, ogni pallina aveva un nome e lei diceva il nome e il cane andava a prendere quella pallina. Vedi, quindi fantastico, questa cosa molto 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 bella. E la Marina, ecco che ci ha confermato questo, tra l'altro Marina Garfagnoli, Marina invece Barbati, sì, ti ha permesso anche di poter rientrare, sì, giusto? Io devo dire che sono molto stata molto fortunata. Io, per chi non lo sapesse, è un anno circa che settimanalmente ho il mio appuntamento con i cani del rifugio del cane di Pistoia, dove dono quello che è il mio lavoro, quindi io supporto tutta quella che è la parte fotografica dei cani, e con Marina e tutti i volontari e i responsabili ci siamo inventati questa formula di raccontare i cani per quello che sono. Quindi molte volte noi si può vedere gli annunci su Facebook dei cani fotografati dentro un box molto terrorizzati, e quindi automaticamente quel cane lì viene scartato un po' da tutti, un po' perché la comunicazione visiva è fondamentale oggi. Noi quando andiamo su Facebook o su Instagram scrolliamo e ci fermiamo solo su ciò che ci interessa, ci colpisce. E quindi questo è ovviamente parte fondamentale del mio lavoro. Ma abbiamo, essendo il rifugio del cane di Pistoia molto ben organizzato sotto questo aspetto, dedico, grazie al supporto di Marina e di tutti i volontari presenti, del tempo per fare dei servizi fotografici ai cani che aspettano la loro famiglia. Esatto, e da qui appunto partirà anche il nuovo tour Una vita da cane, sì, in tutta Italia, in tutti i canili. Sì, con il supporto della nostra fantastica Marina. Esatto, io guido. E se ci porti a giro, va bene, giusto. Mi posso unire anche a voglia, forse Giulio non hai capito, ma voi tutti dovrete venire anche voi, ecco. Ti ha già occupato tutto fino a dicembre. Dicembre. Martino fa presto, e fa oltre. Perché? Perché voi ovviamente sapete o mettere le mani nella tecnologia, io no. Infatti il 27 marzo per motivi tecnici non riusciamo ad andare in onda. Abbiamo le linee internet che non reggono. E ovviamente, era Martino che non gli funzionava niente. In realtà questa è una super bip, sì, nel senso, perché il problema ero Io. non mi andava. Avevi finito i giga? Io devo dire che durante questa pandemia ho anche fatto del sociale, facendo, sì, le dirette. Ma guarda, io Marina ti ho nel cuore veramente, perché hai fatto proprio un'opera buona. Sì. Un po' come il karma, no? Si spera che torni un po' indietro, sì, questa ma cosa. Infatti il 27 probabilmente era un venerdì, perché il lunedì 30 marzo ci riproviamo alle 16 online, vediamo un pochino chi sarà presente, era riferito ovviamente a me, certo, e probabilmente insomma questa cosa è andata, sei riuscito ad andare in diretta, siamo andati in diretta. E chi è stato il secondo ospite? In realtà gli ospiti si sono, diciamo, come si dice? Avvicendati. Quello. Insomma, ecco che i nostri fan ci hanno contattato e quindi, sì, la Marina mi vuole dire qualcosa. Dica. No, ti volevo dire, diciamolo. Qui abbiamo già sconfinato la prima mezz'ora. Ah, sì? Vuoi di tutte quelle cose... Ah, ok, quindi abbiamo avuto anche la Grazia, grazie, sì, ringraziamo la Grazia. Con Oriana. Oriana, con il progetto Wonder Dogs. Che è un progetto che a me e a Martino ci è piaciuto un sacco, ma in realtà tutto ciò che riguarda un po' la pet therapy a me e Martino ci appassiona tanto, perché quella che è la comunicazione del cane, il benessere del cane che può fare alle persone... andrebbe sempre raccontato e ripetuto, no? Lo fanno anche i gatti, è la stessa cosa. Già l'azione dell'accarezzare è un abbandonare quelle che sono un po' le... Un antistress. Bravo. Un antistress. E progetto Wonder Dog è stato fighissimo averlo scoperto, perché Grazia ci ha raccontato della sua fantastica staffetta, che dopo 2 giorni è diventata la sua adozione, di un cane, un border collie che è non vedente ed è anche... e non sente. Sì. Ed ha un cucciolo di un anno, mi sembra, sì, circa, e lei ha fatto questa adozione, ma lei lo vede come un cane, noi diciamo normale, ma in realtà lo è a tutti gli effetti.
Però si parla di un cane che non vede, non sente. Non sente. E comunque ha relazioni con i suoi simili, riesce a salire. Martino faceva le domande di come fa a salire in macchina. Sì, cioè, infatti, io vado allo sportello, certo. E lui sale. Lui sale, certo. Corre in giardino, quindi è un cane che fa tutto. È tutto quello che fanno i cani. È bellissimo. E a noi ci ha... Andate a vedere la pagina. Progetto Wonder Dog. Progetto Wonder Dog è fantastico. Sì. Quindi questi... Anche la parola... Cane straordinario. Esatto, anche questa parola Wonder Dog. È bellissimo. Oriana ovviamente ci ha spiegato che questo progetto va avanti anche qui già da diversi sì. anni. E quindi le ringraziamo. Ringraziamo tantissimi. Sì. Tra l'altro ospiti del Dog Pride. Sì. Che è, tra l'altro è stato fatto il 24 maggio. Sì. Grazie a Clara, quindi ringraziamo anche Clara. Grazie che ci rende sempre parte di questi progetti molto importanti. Devo dire che effettivamente durante questi mesi Una vita da cani, Marina, Martino, White Radio sono stati protagonisti di tante situazioni totalmente differenti ma molto importanti nel sociale. E secondo me quello che andava fatto in questo periodo, visto che in molti non potevamo lavorare, era comunque di dare un senso a questo tempo. E il tempo sicuramente investito come abbiamo fatto noi, sono sicura che ha sicuramente dato qualcosa di positivo. Sì, sì, esatto. Qualcosa di positivo. E tra l'altro, Giulia, abbiamo scoperto anche tantissime cose nuove. Io non pensavo mai di parlare con una naturopata. Con una naturopata? Wow. Te la conosci una naturopata? No, sinceramente no. Te lo diamo noi il nome, ecco. Giusto. Perché la nostra Lisa, fantastica Elisa Pasquini. Elisa, che salutiamo, che lei è un'altra nostra fans. Sì, diciamo fans. Che un po' come noi quando facciamo le trasmissioni in radio raccontiamo di quanto il cane ti abbia migliorato la vita, ci sono persone che hanno fatto folle scelte, come la sottoscritta, di abbandonare il lavoro per buttarsi in quella... che io già facevo la fotografa, ma comunque ho abbandonato quello che è un lavoro fisso per buttarmi in una passione. Quindi Elisa è una di quelle. Esatto. Abbiamo avuto tantissime di persone che comunque grazie al canale hanno trovato quella forza di buttarsi. Di cambiare. E tra l'altro appunto anche qui è nato un altro progetto. Perché... ragazzi nascono progetti. Sì, Martino buttava giù progetti a tutta randa. E sicché avevo detto, Elisa, ma scusaste, ma i cani di alto livello, cani che magari vanno a operare e fanno ricerca, che fanno attività, cani da salvataggio, hanno bisogno di avere una performance di alto livello, e la naturopata, magari applicata sul mondo a quattro zampe, ecco che potrebbe dare quella, diciamo, come si dice, Giulia? Quella cosa in più. Quel non so che. E quindi... Ecco che l'Elisa ha detto, Martino, lo sai cosa? Potremmo anche pensarci. E pensando, ecco che noi siamo arrivati a no, chi? No, in realtà, ora non so di chi volevi parlare te, sì, ma a me è venuto in mente... il fatto che Martino durante questo Covid ha scoperto... Sì. Che il suo lavoro, che è molto prettamente legato allo sport, sì. E già lo sapeva ed era consapevole che lo sport in ambito cinofilo e lo sport che riguarda, ora nel tuo caso, il nuoto pinnato con i ragazzi, potesse comunque combaciare benissimo con la parte di cinofilia. Sì. Abbiamo scoperto che un sacco di sportivi vivono il loro free time con il cane. I nostri amici a quattro zampe, infatti, ecco che... E abbiamo avuto persone di spessore. Wow, quindi in quelle situazioni lì abbiamo dovuto avere un attimino una... Sì, esatto. Io... E a Martino gli ha funzionato sempre la linea, ma insomma, internet. Un po' meglio, ma insomma. Insomma, ansia da prestazione. Abbiamo avuto la prima in assoluto, è stata la nostra amica Francesca Petrone, la nostra atleta del Team Italia del pattinaggio su ghiaccio di velocità. Tra l'altro, Giulia, devi sapere, Francesca sta anche vicino a San Vito. Quindi potremmo rifare un giro, ragazzi, andiamo a fare una gita. E da lì ecco che ci ha spiegato la sua vita insieme ai suoi barboni giganti, tra l'altro sì. bellissimi, e diciamo questo progetto, questo sogno messo su in piedi alla sorella. Sì, una toilettatura che ha aperto proprio durante il lockdown, sì. Cioè alla fine del lockdown. Sì. Quindi Francesca ovviamente anche lei ci ha invitato lassù, quindi certo. Noi ci siamo. E dopodiché poi abbiamo avuto questi di te, perché tu ci sei molto allora tra l'altro abbiamo avuto un ospite, un atleta a due ruote, ma in realtà che ha solamente 9 anni, quindi sì. Giovanni Ceccarelli, un atleta di motocross nonché di sci, e nonché abbiamo avuto il suo cane, un boxer che si chiama, indovina un po', Giulia? Come faccio? Non ho idea. Fa motocross, quindi come si chiamerà il cane?
Cross. Stavo per dare uno sfondone. Il ecco. Fan di questo personaggio che stavo per nominare mi avrebbero aspettato qui giù sotto la porta. No, e Daniele tra l'altro simpaticissimo. Sì. Daniele con la mamma la Valentina mamma. E il babbo. E poi ci ha presentato chi? La zia. La zia, la campionessa olimpica di sci, Daniela Ceccarelli. Scusa, te non ce l'hai una zia campionessa? Chi non ha la zia campione olimpica? E in quel caso c'è da dire che è venuto fuori con le loro due famiglie quanto è importante per una mamma sportiva campionessa, ma come effettivamente trasmettere anche ai figli questa passione sia fondamentale. Ma ci raccontavano molto spesso di quanto il ruolo del cane dopo una gara, che fosse andata bene o che fosse andata male, era fondamentale, soprattutto quando la gara non andava bene e quindi tutti ti giudicavano perché la gara non è andata bene, ma il cane non ti giudica mai. Esatto. E quindi è stato bellissimo, tra l'altro, nella seconda intervista insieme a Daniela Ceccarelli, tutti insieme, quindi le due famiglie tutte insieme, sì, bambini, cani, tutti bellissimo, momenti corali, esatto, bellissimo. Molto molto bello. E poi abbiamo avuto un altro ospite. Tra l'altro l'abbiamo avuto anche in diretta prima del lockdown, ma adesso l'abbiamo vista anche nel volto, Raffaella Brutto, quindi dell'Italia Team di Snowboard. Sì. E anche lei ci ha raccontato durante questa quarantena, lei si è allenata insieme a Tokyo, al suo cane Tokyo, che è ancora sempre presente, questo bellissimo pastore australiano tricolore. È sempre presente insieme alle sue sedute di allenamento. Quindi lo sport si è fermato qui? No, in realtà la Marina poi, ecco, che è venuta in contatto con chi? Sì, io ho conosciuto un ragazzo, che un mio coetaneo oltretutto, Gabriele, che saluto e che ringrazio. Ciao, per, Gabriele, per l'occasione e per la lezione di vita che ci hai dato, perché credo sia stata una delle cose più emozionanti che io e Martino sì. abbiamo potuto ascoltare, e ci sentiamo veramente fortunati di avervi avuto a te e al fantastico Ararad. Ararad, sì, salutiamo, grazie mille ragazzi. E entrambi ci hanno raccontato dell'importanza dei cani da slitta, perché Ararad, è lui e suo fratello, sono stati le prime persone che in Italia hanno portato lo sled dog, che è praticamente il cane da slitta. Esatto. Ed è... sì, uno sport, ma in realtà Ararat ci ha raccontato quanto valga la relazione con il cane, ma di quanto lui abbia imparato a fidarsi dei cani. Ci ha raccontato di situazioni in cui lui viaggiava su questi laghi ghiacciati e diceva di andare a dritto e tutti i cani hanno virato a destra, e dopo poco il lago dove voleva andare lui si distruggeva il ghiaccio. Esatto, quindi esatto. Di avventure mozzafiato che ha fatto in Alaska. In Alaska, 1800 chilometri a meno sì. 50 sotto zero, cioè una cosa assurda. E è stato molto bello, perché noi volevamo parlare della storia di Gabriele, che ha una storia di rinascita grazie ai cani, e lui ha detto: guardate, io lo faccio, però dobbiamo anche avere Ararat, perché Ararat è responsabile, è il protagonista del mio cambiamento. E quindi questi cambiamenti per noi sono importanti, perché il cane è la rappresentazione di rinascite e di quel meccanismo di empatia. Il cane, ci sono cani che ti scelgono, e Gabriele ha avuto un cane che lo ha scelto. Esatto. E lo ha salvato, lui dice che lo ha totalmente salvato e gli ha migliorato ciecamente la vita. Ha cambiato proprio la vita, sì. Esatto. Quindi io direi, Marina, che dopo questo cambio di vita mi sa che siamo facciamo una canzone, va bene, dai. Allora, ascolta. Tra l'altro ora manca... ascolta, abbiamo un quarto d'ora. Manca Lorenzo, l'Olga, che sì? è Massimiliano, Iupet l'abbiamo fatta. Allora, Lorenzo, Oggi. Troppi. Ah, anche Lorenzo, Simone. Ascolta, Oggi lo possiamo... e Olga. Ok. Simo, davvero li possiamo dire, facciamo vedere le magliette. Sì, esatto. Sì. Considera, abbiamo un quarto d'ora. Marina, quindi già? Ciccio, io per quello ti ho fatto un po' diversi, perché qua... Lui va. E comunque la diretta. È la diretta. Mario, ora ti mette in croce in questa diretta. No, è che hai visto? Poi arrivavano messaggi, commentavano i messaggi. No, diciamo che, sai, io sono sicura di questo, Giulia, che noi... l'interazione che si crea con le persone è meravigliosa. Certo. C'è proprio da fare. Le dirette Facebook hanno dato vita all'interazione. Col cacchio, non salza neanche. Ma dov'è dietro a te, Mari? Sì, sta dormendo. Va.
Oddio, è impazzita. Brava. Guardala brava. Però. Dolcina. Mm. Miro non batte ciglio, ragazzi. Miro frega un corno, anzi più mi stai distante meglio. Meglio è. Sì, no, questa cosa di creare relazione con le persone, di avere uno scambio. Mm. Poi quando i cani sono questi, i cani, gli animali sono questo, c'è poco da fare. E poi è bello perché comunque le persone non si sentono veramente mai giudicate. Ti raccontano delle cose che... Sì, abbiamo parlato di come dormono i cani, sì, in casa, di come si svegliano. Ma anche delle cose veramente più, più normali, ma che però creano comunque socialità. E c'è poco da fare, cioè è inevitabile. Greta, cosa ti fa Martino? Mm, come? Che ci chi fai? È? Buffina. Mm. Quanto sa la Greta? 4,5 circa. E Miro? Siamo là, dovrebbero sì. passare un mese. Ah, lui è più amorosi. Piccolo di un mese, super giù. No, anzi meno, che dico, 2 settimane lui è più piccolo. Mm. Lei è nata a fine settembre 2015, lui i primi di ottobre 2015. Amore. Teoricamente, poi non poi si sa. Si sa. In alcuni documenti c'è scritto che lui ha 5 anni, in altri che ne ha 4, ma insomma, siamo là. Ma lui l'ha presa il canile in rifugio? A Pistoia, sì. Lui era lì da maggio e poi io l'ho presa a novembre. Ma non l'avevano chiesto poche persone. Poi lui era molto timido e quindi tutti si fermavano un po' all'apparenza. Amore. Sai, succede spesso. Tu non vedi il cane che ti viene addosso, la gente pensa che sì, quel sì. cane lì non sia per te. E invece lui è stata una scoperta. E poi beh, lui era perfetto per la Greta. Io sono sempre stata ciecamente convinta. Sì, perché poi devi incrociare anche un po' i caratteri. No, io ci ho passato un mese a portarla in canile per conoscer lui. Davvero? Sì. Martino, hai 20 secondi. Molto bene. Sì. Lei l'ha accolto bene. Poi considera, portata, lei terrorizzata, insomma dal canile, non è una bella esperienza. Non è, infatti. Ci sei Martino? Bene, io ho fatto la pausa antistress. Pausa antistress, è giusto? Sì, sì, sì. Oh, aspetta. Ah, che è troppi bottoni, aspetta. È perché è tutto al contrario, no? Quando siamo di là e c'è tutto qui, mi torna meglio. Allora, io volevo dire una cosa. Comunque Martino ha detto che la prossima volta fa lui la regia, no, così voglio vedere. Allora, no, sì, perché è molto tecnologico Martino. No, sei diventato così bravo. No, volevo ringraziare la nostra regista Marina. Ah, ecco, vedi. Meno male, c'era Marina. Il famoso karma. Perché ha paura che poi tocchi a lui davvero. Meno male c'è la Marina, come meno male c'è la Marina che ha amministrato bene tutte le puntate in diretta durante il lockdown, perché appunto ha permesso... Abbiamo fatto un buon gioco di squadra, dai! Esatto, dai. Perché ha permesso anche tutti questi ospiti che vi abbiamo elencato e che non abbiamo ancora finito, perché abbiamo parlato che il nostro programma è andato in tutta Europa, pensa Giulia, siamo arrivati fino a Varsavia. Wow! E a Varsavia, ecco, abbiamo Olga. Conosciuto Olga. A Olga, quindi, l'Olga... in realtà ha due chihuahua che magari li puoi vedere sembrano tranquilli, in realtà sono tranquilli. No, c'è da dire che Olga forse è una di quelle sicuramente che conosco e che conosciamo poche persone che tratta il chihuahua non come un chihuahua, quindi non come un cane molto piccolo, ma come un cane. Ma come un, che so, un pastore maremmano. Esatto. E quindi, perché effettivamente è questo, noi molte volte sottovalutiamo i cani piccoli. A me prima succedeva, anche tra Miro e Greta ci sono circa 15 kg, quindi... in effetti. Quindi, insomma, anche tra me e Miro c'è. 15 kg. 15 kg. E quindi è stato molto interessante far raccontare a Olga quanto in realtà lei... abbia scoperto la grandezza di questi cani molto piccoli. Tra l'altro l'Olga ci ha raccontato anche tutta la sua storia, tutto il suo vissuto insieme anche al mondo dei cavalli, sì, tra l'altro sì. una storia veramente molto incredibile, quindi andate a rivedere perché poi tutte le nostre puntate sono sempre online, pensate la fortuna. Sempre. Anche quando Martino inquadra i fan invece che inquadrare esatto. Franceschino esatto. è uguale, sta tutto lì, tutto potete lì. Vedere e guarda come me l'ha lanciata la Giulia a inquadrare i panni, perché adesso vi inquadriamo la nostra t-shirt. Aspetta, mi alzo. I nostri panni. Non so se si vede il marsupio. Abbiamo delle magliette fighissime perché sono state realizzate da chi?
Allora abbiamo il disegno che è stato realizzato da Eleonora Bacci, sì, che ormai salutiamo. Questo è il nostro disegno che ci rappresenta, perché una vita da cani è questo. In realtà questo disegno dobbiamo modificarlo, sì, ragazzi, perché manca qualcuno, perché . C'è il vigile là dietro che non è molto d'accordo su questa cosa. No. Infatti lo vedo che è un po' contrariato. Vedi? Esatto. Sul divanetto. E oggi è stato, diciamo, accolto questa nostra proposta. E ha fatto sì che si potesse realizzare queste magliette. Quindi ringraziamo Simona e Veronica, sì, che sono stati ospiti anche a Casa White Radio. Esatto, e anche al boss della radio in house. No, sì, vi ho seguiti infatti quella puntata. E ovviamente vogliamo anche ringraziare Simone, che in questa quarantena ha rinchiuso ancora di più la Veronica. Sì, dentro. Sì. È ancora lì. Per farla lavorare. La leggenda narra che sia ancora chiusa. Esatto. Ed ecco che con Simone e con Veronica, tra l'altro, avevamo anche... appena iniziato un tour, sì, nelle scuole, sì, per parlare di sogni e progetti, e niente, ricominceremo. Per poi, ecco che siamo ritornati anche sullo sport, ed ecco che siamo andati a intervistare il motoclub di Prato. Pegaso, Massimiliano, sì, quindi ringraziamo Massimiliano e salutiamo il motoclub Pegaso di Prato, che ci ha parlato un pochino di come il suo bellissimo pastore australiano, se sì, non sbaglio, sì, pastore australiano, ecco che abbia accompagnato anche le più piccole, le piccoline, le gemelle appunto, sì, le bimbe di Massimiliano in questo lockdown importantissimo. E tra l'altro ci raccontava anche come durante anche le gare di motocross, prima ovviamente del lockdown, tutti i vari motorider, come si chiamano? Motociclisti, ecco che i vari cani appunto si incrociavano e si trovavano nei, sì, pre-partenza, sì, per poter stare tutti insieme. Quindi veramente un grazie anche a Massimiliano, sì, e a tutto il suo team, tra l'altro anche presente alla Repubblica dello Sport. La mitica Repubblica dello Sport, diciamo. E quest'anno purtroppo, ragazzi, con questo vedremo, con queste linee guida, con questi protocolli, ovviamente non sarà possibile tutto ciò che abbiamo fatto. Ma vedremo. E poi vogliamo dire anche dell'ultimo ospite, in realtà di ospiti ce ne sono, sì, stati tantissimi, però nella mia scaletta, eccolo, cioè, qua. Nella scaletta che si è fatto Martino, no, che è una cosa strana, ragazzi. Perché forse... l'hai obbligato? Sì, esatto. Io c'ero. No, volontariamente l'ho fatto. Certo. No, ma forse è vero, Lorenzo è stato l'ultimo ospite. Ma devo dire che ha chiuso un cerchio e un'esperienza nostra nel miglior modo con cui potevamo chiuderla, perché Lorenzo ci racconta e ci dà sempre grandi lezioni di vita, no? Sì, sì. L'ultima, guarda, il 22 maggio, sì, guarda, sì, perfetto, tra l'altro. E è sempre un piacere ascoltare Lorenzo parlare. Sì, Lorenzo è venuto anche qui, Lorenzo ha presentato il suo Adaptive Surf, ed ecco che ci ha parlato con Mezzoli, il suo bellissimo Labrador, lo ha accompagnato, lo accompagna ancora nella sua vita quotidiana, nella sua vita sportiva, e come presente e fondamentale appunto è stato anche nella sua seconda vita, sì, da quando appunto Lorenzo ha subito appunto un incidente, quando era più giovane, ed ecco che lui è rinato con Zora. Ed ecco che con il surf anche adattato gli permette ovviamente di potersi muovere in maniera autonoma e quindi poter appunto praticare questo bellissimo, certo, sport. E Zora, ecco che lui potrebbe anche portarlo sulla sua tavola da surf, perché ci ha fatto vedere anche una disciplina del surf insieme all'amica a quattro zampe. Al proprio amico a quattro zampe. Quindi, fantastico. Che fanno in dei posti veramente... Cioè, diciamo, sì, andiamo, Robina, sentiamo proprio, se ci porta con lui. Esatto, infatti l'abbiamo proposto, Lorenzo doveva partire con la nazionale italiana a fare i mondiali della Dafty Surf, poi è stato bloccato tutto, ma Lorenzo ha detto che ci vuole, e quindi Giulia e Giulio, preparatevi, partiremo, prepariamo la borsa, ragazzi. Sì, e tra l'altro appunto anche un'altra cosa, Marina mi vuole dire, sì, qualcosa? Ti do esattamente 4 minuti. 5 minuti. Siamo già arrivati alla fine? Sì, cioè, 5 minuti. Cioè, Giulia e Marina, siamo arrivati alla fine? Eh sì, caro. Ma quest'ora è volata. Ma te lo sai, cioè, che le nostre ore
sono sempre così. Sapevatelo, sapevatelo. Poi, ovviamente, vogliamo allungare la trasmissione? Allunghiamo. Ma facciamolo, ma facciamo 2 ore di una vita. Ma teniamoci Martino 2 ore, no? In diretta, perché no? Ma guarda, Marina, io so, avrei un po' di pensiero per te. Capito? Per me va bene, cioè, ma... No, nel senso, ma anche perché ora è l'una, ragazzi. No, c'è un po' d'appetito. Tra l'altro, c'è un po' di fame. Ora qui siamo in diretta, state vedendo che, insomma... ovviamente è l'una, allora poi Martino è un po' deperito, capito, bisogna di mangiare, quindi dove si va a mangiare ora? Perché ora vediamo, vai, ora vediamo perché noi abbiamo chiesto anche a tutti i nostri ospiti, ragazzi, ci invitate? Certo, vi invitiamo. Devo dire che abbiamo avuto anche un sacco di inviti, un sacco, quindi di inviti. Ricordatevi che ora non appena si potrà e noi veniamo a assaggiare, perché dalla Sicilia a veramente al nord, al Trentino sì, perché sì. Qui si va dal mare alla ovunque montagna. Ovunque, quindi vogliamo ringraziare tutti, quindi Marina. Sì, noi veramente ringraziamo, perché una vita da cani, quando abbiamo avuto questa difficoltà e in radio non si poteva accedere, ci siamo sentiti ovviamente persi, perché averli il nostro appuntamento settimanale è, almeno io, ma credo anche Martino, non siamo persone molto abitudinarie, però avere i nostri piccoli, la nostra routine, il nostro impegno settimanale, effettivamente sì, è una cosa molto importante. Mi scandiva il tempo, sì, mi scandiva il tempo alle 4, nonostante entrambi viaggiamo a ritmi molto rapidi e quindi il nostro tempo libero è poco, ma trovare un'ora per portare un po' del mondo dei cani. Sì, mezz'ora durante il lockdown. No, ma anche ora, un'ora. Ah, un'ora, certo. Quando sì, venivamo in radio. Certo. È sicuramente importante, perché una vita da cani vuole raccontare a 360 gradi quello che è il cane, sia nell'aspetto più tecnico che anche nella quotidianità. Sì. E quindi speriamo di esserci riusciti durante il periodo in cui siamo stati fermi, ma ora ricominciamo, perché dalla prossima settimana, da oggi e quindi dalla prossima settimana in poi, saremo fissi qua. Sì, ogni domenica. Tra l'altro io ho detto alla Marina e anche alla Giulia e Giulio, che ci sta ascoltando dalla regia, che noi andremo sempre in diretta. Ormai si è fissato, ragazzi, ma perché la diretta, veramente in questa quarantena, lo ha cambiato quest'uomo. No, nel senso, Giulia, te che ci hai visti da fuori. Certo, noi eravamo dentro, certo. Te che eri da fuori, ci puoi confermare che sei sempre un bell'uomo. Esatto. E quindi bisogna farlo vedere, sì, in video. Poi in video rende, Maravilla. È dal vivo che non rende. No, non è vero, anche dal vivo. Ma poi è bravo, perché si era studiato l'angolino suo dove faceva tutte le dirette. Quindi... quello dopo, all'inizio era un po' imbarcato. All'inizio non si sa, quando aveva la finestra dietro, faceva Martino, con la luce dietro diventi troppo scuro, non ti si vede. Ah, allora metto così. E quindi, insomma, ragazzi, non è stato semplice. Non è stato semplice, no. E non lo è ancora. Non lo è tuttora. Però, insomma, mettiamo, meno male che qui la regia ci pensa Giulio, dai. Esatto. Allora, noi vogliamo dire, noi partiremo per questo tour italiano. Allora, se qualche sponsor... ma internazionale. Internazionale. Sì. Allora, ovviamente gli sponsor, non dovete essere timidi. Cioè, noi siamo qua, esatto. Siamo persone semplici. Esatto. Perché... cioè, è vero che Martino in questo periodo ha riscosso un sacco di successo, quindi, però ecco, siamo persone con i piedi per terra. Esatto. Quindi... un po' alzato di sì, Martì. Sì, cioè, però non vi vergognate. Esatto, qualunque quindi... casa automobilistica, esatto. Cioè, tutto, capito? Oh, noi siamo qua. Fatevi avanti, perché noi oggi pomeriggio ci mettiamo al tavolino e andiamo sì, a sfogliare tutte, esatto, le varie proposte. Esatto, giusto? Quindi chi prima arriva, prima alloggia. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Ci sentiamo prossima settimana da, esatto, mezzogiorno a l'una e... con Martino, Marina, Miro, Greta. E se vuole ci riportiamo anche la Giulia. Voglio tornare anch'io. Giulia e Giulio, che salutiamo. Perché siamo sempre dietro. Sì. Quindi io voglio vedere la Marina. Che è un po', sì, perché un po', io, siccome è questa cosa qui, non sono messa. Devo intrecciare, perché con la sinistra sono un po'. Che screccia, sì. Non mi riesce. Salutiamo le special guest, sì, di, sì, oggi. Sì. Salutiamo la Greta e Miro. Grazie per il supporto, ragazzi, per averci controllato. E speriamo di aver fatto bene. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao.